Allora, vediamo le soluzioni del compito di maturità nella seconda prova dato dall'Istituto Tecnico Tecnologico, specializzazione meccanica e meccatronica, articolazione meccanica e prima parte riguardava un compressore alternativo a un solo stadio aumentare esagio di 130, corsa C105, volume di spazio morto 4% del valore della cilindrata. Aspirare alla pressione assoluta di 0,1 e la comprime fino alla pressione di 0,45 MPa, secondo un processo adiabatico. Determinare la cilindrata e lo spazio morto, e il volume di spazio morto, la velocità media dello stand tuff. Il compressore alternativo azionato da un motore elettrico aumenta una potenza pari a 4,5 kW e il numero di giri pari a 1500. Tale potenza è trasmessa a un manovellismo di spinta del compressore alternativo monocilindro a semplice effetto. Mediante la trasmissione al cilindro trapezoidale, un rapporto di trasmissione pari a 2. E interasse di circa 600 mm. Il candidato, facendo riferimento agli schemi allegati, eccetto opportunamente dati mancanti dai manuali tecnici, a disposizione definisca il tipo e il numero di cilindri necessari per la trasmissione. Questo è un po' lo schema del compressore, questo è l'interasse, va bene? Allora, la prima parte del compito prevaleva, che chiedeva la determinazione della cilindrata. La cilindrata ovviamente era l'area del pistone, pi grado di 4 quarti per la corsa. E questa era la cilindrata, va bene? E il tutto veniva da calcolo del 39,10 m metro cubo. Deve essere portato anche in centimetri metro cubo, facendo, diciamo, 10 alla sesta, ovviamente veniva praticamente 1,39 10 alla terza centimetri cubici, ovvero pari a 1390 centimetri cubici. Poi il volume morto era il 4%, bastava fare lo 0, moltiplicare per 0,04 il volume, questo qua. Ok, e veniva 5,56 per 10 alla meno 20 metri cubi. Poi, il numero di giri del compressore, avendo il rapporto di trasmissione 2, era 750 rpm, da cui si poteva arrivare la frequenza, dividendo per 60. A questo punto si poteva determinare la velocità media del pistone come due volte la corsa che viene compiuta in un giro. Quindi per la frequenza, e quindi è 2,63 metri fratto secondi. Questa è la velocità media del pistone. Allora, per andare a determinare la cilindrata che può fare il collegamento, determino, correggo la potenza in base al coefficiente FSFT del manuale, considero un funzionamento di 3,5 ore al giorno, da tabella I100 scelgo F1 e 2, FS1 e 2, mentre dalla tabella I101 scelgo un coefficiente. L'altro efficiente FT uguale a 1, condizioni normali. Correggendo la potenza, 4,5 per 1,2 viene 5,4 kW. Poi potevo considerare anche un 10% di extra maggiorazione, supponendo delle condizioni estreme in cui eventualmente ci potesse nascere dei problemi per comunque la coppia assorbita poteva arrivare a 5,90 W. Va detto che l'esercizio ci dava la potenza del motore, quindi teoricamente il motore più di 4,5 non trasmette, quindi teoricamente quella era la massima potenza trasmissibile, quindi era accettabile anche il ragionare semplicemente un 4500 watt di potenza, però diciamo vengono prese in considerazione tutte e due. È chiaro che per avere questa potenza eventualmente trasmissibile ci vuole effettivamente un sistema che la trasmetta, perché questa è la potenza in partenza per avere 4,5 in arrivo. Però lì 4,5 è la potenza in partenza, quindi magari in arrivo arrivava meno, ma comunque più di 4,5 la sorgente che produce energia non è, quindi è difficile che possa mandare questa potenza. Però per correttezza di ragionamento abbiamo fatto anche questa, anche se, ripeto, forse corretto era anche farlo direttamente un 4500 watt il dimensionamento della cinghia, perché quella era la potenza che il compressore effettivamente aveva a disposizione un motore elettrico. A questo punto si rileva la cinghia trapezoidale dalla tabella I128 del manuale, ora volendo ve la posso anche riportare. Allora, queste sono le tabelle del fattore FSFT che abbiamo visto prima per correggere la potenza. Ora, per riavare il discorso, diciamo, del tipo di cinghia, si va a cercare i trapezoidali, eccole qua, e abbiamo in funzione della potenza che è circa 5, quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 1500, anche se sia 4 più o meno siamo 1500 giri, più o meno, senza dubbio, è la cinghia di tipo A, va bene, quella da prendere. A questo punto, una volta scelta la cinghia tipo A,
si va a cercare il diametro della puleggia e si prende ovviamente per la cinghiale il valore netto più piccolo, che è 90, normato. Quindi il diametro della puleggia minore è 90. Dopo andremo anche a verificare, ma questo non lo sa più, l'eventuale l'angolo di scorrimento, se supera l'angolo abbracciamento. Avevamo a questo punto il diametro della cinghia motore. Il diametro della cinghia condotta era per 2, perché il rapporto di trasmissione 2 era 180 mm. Va bene, e qui abbiamo in questa maniera impostato la prima parte progettuale del nostro esercizio, due diametri, va bene? Diametro pignone, diametro della puleggia motore e diametro della puleggia condotta. A questo punto si ha con l'angolo abbracciamento, viene 171, e la lunghezza della cinghia con l'interasse, e viene un 63. Andando alla tabella 122, per la cinghia di tipo A, si prende ovviamente la lunghezza unificata, che viene la più vicina, è 1640. Teoricamente a questo punto potevo rimettermi anche a calcolare l'interasse con questa nuova cinghia, ma non era così richiesto, non l'abbiamo fatto. Alternativa, c'è vari modi, c'è una forma manuale semplificata, o altrimenti la più precisa è appunto 0,6 mettere la I, e la I risolvere questa equazione dove L si sostituisce il valore unificato, 1640, ricalcolando l'I dell'interasse effettivo. Questo serve in una logica anche quando andremo a fare il registro, ma qui non era richiesto, a disegno dell'eventuale regolazione della cinghia per dare il precarico. Calcoliamo a questo punto il diametro IDE, sempre dal manuale, in funzione del coefficiente FB. Coefficiente FB dalla tabella 1, I121, viene ovviamente tabella 121, vogliamo forse riportarla. No, la tabella 122, scusate. Il valore da riportare, appunto, il rapporto di trasmissione da 1,32 è 1,13. Quindi a questo punto ricavo il DE e viene 0,102 metri. Calcolo la velocità tangenziale, sempre la forma in manuale, 7,06. A questo punto, sempre in manuale, prendo la forma e la potenza trasmissibile, che viene 0,986 kW. A questo punto correggo la potenza trasmissibile in base a due efficienti, il coefficiente della tabella è 107, che è questa, il 130 dalla figura del coefficiente FE, in base a 1.500, 1.600 lunghezza della cinghia, tipo A, all'incirca viene 0,98 il valore, va bene, 175,98, va bene. Poi prendo il valore di alfa, lo prendo dalla tabella il 108, che è quassù. L'angolo abbracciamento è 171. Faccio un'interpolazione lineare volendo per trovare tra 180 e 170 il valore corretto. Così è stato fatto. Con l'interpolazione lineare si ricava il valore, che è 0,983. A questo punto si corregge la potenza corretta, che è, diciamo, moltiplicando i tre coefficienti, viene 0,945 kW. A questo punto il numero di cinghie sarà la potenza che devo trasmettere fratto il numero di cinghie. Teoricamente, anche se prendo 5 e 4, viene sempre più o meno un numero maggiore, cioè con 5 dovrei essere a posto. Riproviamo. Se io prendo 5,4 diviso .945, no, viene 5,7, in quel caso lì viene 6 cinghie. Quindi questa c'era questa doppia possibilità, a seconda di come volevo considerare, va bene? Quindi o 5 o 6, a seconda se considero i 4,5 la potenza che ho a disposizione, oppure la potenza corretta, supponendo però che fosse la potenza che deve avere il motore per trasmettere, la potenza in fondo che è pari a, diciamo, un valore voluto. Invece 4,5 è il valore di partenza, quindi probabilmente in fondo arriverà una potenza minore. Va bene? A questo punto verifico l'angolo di scorrimento beta. Se è minore l'angolo abbracciamento, considero un coefficiente F di 0,30 e 0,33 lo calcolo. Questo lo fa in fondo, perché era una cosa, diciamo, in più, va
bene, considero il coefficiente preso dalle cinghie trapezoidali 0,33, lo correggo il coefficiente fittizio se non angolo apertura, anche qui per diametro 1,118, l'angolo apertura è 34, quindi l'alfa mezza è 17, il coefficiente fittizio diventa 1,128. Considero il T per trasmettere il momento sorgente lo prendo lo calcolo come potenza fratto omega e lo faccio qua, vediamo dove l'ho fatto. Eccolo qui, avrò che l'omega è uguale a 2 pi rho fratto 60 e 157 radianti secondo. La potenza è 454.500 diviso 158,7 newton. Questa è la coppia motore da trasmettere, va bene? A questo punto, tornando in fondo, io ho che la tensione sulla cinghia media che deve trasmettere la coppia è pari a MT per 2 fratto D, dove D è 0,09 e viene 638 newton. A questo punto ricavo il precarico che è una volta e mezzo il tiro e fa 957 da manuale. A questo punto ricavo la tensione del ramo teso con quello meno teso con un sistema, cioè la somma del ramo teso e quello meno teso deve fare 1,5 per 6,38 che è il precario 957. La differenza dei due deve garantirmi 638 newton che è la tensione necessaria per trasmettere diciamo la coppia che mi ci vuole, va bene? A questo punto io posso calcolare i valori e mi viene il ramo più teso che viene 797,5 e lo meno teso 159,5. A questo punto la formula, questa qua ricavo l'angolo d'abbracciamento, la formula ricavo inversa, riporto il logaritmo, ricavo il beta uguale a questo, dove F è coefficiente F' fittizio, viene 1,42 radianti e corrisponde più o meno a 81 gradi, che quindi è minore di 171, quindi è assolutamente verificato. Quindi anche la scelta della puleggia 90 andava bene. Allora, a questo punto possiamo andare a calcolare il numero di cinghie che abbiamo calcolato, possiamo passare alla seconda parte. La seconda parte prevede, diciamo, lo studio di un compressore. Lo studio termodinamico è un compressore. Sempre dal manuale possiamo ricavare il circuito di un compressore a singolo effetto, dove abbiamo nella fase 1-2 l'aspirazione, nella fase 2-4 la mandata, la compressione e la mandata, dove a 3 apre la valvola di scarico, ha la pressione 0,95 e viene inviata l'aria. Poi dal punto 4 si chiude la valvola di scarico, quando inizia la fase di aspirazione, chiaro? Fino ad arrivare, diciamo, all'aspirazione, alla pressione costante, quando via via scende il pistone, la pressione scende di sotto del valore della pressione 0,1, viene aspirata l'aria, entra dentro il cilindro. Possiamo rilevare i valori di queste fasi, note un po' dalle trasformazioni, 1,2 che è un'isobara, 4,3 è un'isobara, 2,3 è una diabatica, quindi rilevare innanzitutto i valori 1,2 e 4,3 di pressione che sono dati dalle condizioni di funzionamento. Avere noto il volume 2, che è il volume della cilindrata più il volume morto, viene 1,446 per 10 alla meno 3, il volume 4 è appunto il volume morto, che è quello che abbiamo calcolato, 5,56 per 10 alla meno 5. A questo punto possiamo calcolare con adiabatiche i valori mancanti, in modo particolare possiamo rilevare il valore V3, quindi questo qua è il valore V1 e così lo facciamo. Facendo la trasformazione adiabatica e K veniva dato, si rileva i valori di volume V3 e V1 e li riportiamo in tabella. A questo punto si poteva rilevare anche due temperature, che era la temperatura T2 al termine, diciamo, la temperatura di aspirazione e la temperatura al termine della fase di mandata, quando si apre la valvola di scarico. Queste sono le due condizioni perché qui possiamo conoscere perfettamente la massa contenuta all'interno del cilindro. Nel punto 3, quando apro la valvola, ovviamente il valore di portata, la massa non è più un sistema aperto perché c'è l'aria e quindi non è più fare questo ragionamento, analogamente quando inizio ad aspirare. Io posso ragionare semplicemente nella fase della compressione dove conosco perfettamente la portata.
Calcolo la massa d'aria aspirata pari alla cilindrata per la densità dell'aria. Va bene? Quindi calcolo prima il volume complessivo del cilindro e calcolo la massa d'aria in chilogrammi aspirato pari a V per la densità dell'aria. E viene 1,77 per 10 alla meno 3 kg di aria. Ora mi manca il chilogrammi. A questo punto posso rilevare i volumi specifici dividendo per la massa i vari punti, ma a me mi interessa soprattutto i V2 e i V3. Con questi due valori ricavo T2 e T3 con la formula di gas perfetti prendendo l'R dell'aria e viene 184 la temperatura d'aspirazione, 440 la temperatura a fine quando apro la valvola di scarico, termina la fase di compressione. Va bene? Questo poi mi servirà anche dopo per, diciamo, altri ragionamenti. Per quanto riguarda la potenza che il compressore doveva richiedere, si può fare una formula semplificata e pari alla variazione, al salto di pressione che voglio generare per la portata volumetrica che devo elaborare. La portata volumetrica la posso fare facilmente dalla cilindrata per la frequenza e viene 17,37 10 alla 3 metri cubi al secondo. Il delta P lo posso rilevare come la differenza di pressione tra l'aspirazione e la mandata. Facendo così ho, diciamo, la potenza ideale è 6.080 watt. Per trovare la potenza indicata basta dividere per rendimento indicato, per trovare la potenza effettiva basta dividere la potenza ideale sia per rendimento indicato per rendimento, e rendimento meccanico. E viene 9.650. La potenza indicata sono le perdite reali di fluido reale. La potenza effettiva tiene conto anche delle perdite dovute, diciamo, alle perdite sui cuscinetti, all'attrito, all'effetto di ventilazione e quant'altro. Mentre la pressione indicata tiene conto solo delle perdite dovute al fatto che il gas non è perfetto e il fatto che la trasformazione non è perfettamente adiabatica. E questo, diciamo, era il quesito 1. Per il quesito 2 dà adito a molte interpretazioni, perché partendo il manuale parla di perno d'estremità, quello su cui la manovella si attacca, e parla di bottone manovella, quello su cui si attacca appunto la biella. Ora, teoricamente, ovviamente il bottone manovella si determina semplicemente a flessione, il perno d'estremità si determina, secondo il manuale, semplicemente a torsione, secondo la formula I9 che dà lui. Abbiamo considerato il D e 0,9D, abbiamo calcolato, e anche sui valori c'era un po' di confusione, perché dava idea che il valore, perché scusate, non ve l'ho letto il quesito. Ma era la prima parte assumendo la diabate di compressione valore gamma 1,41 e fissando il rendimento indicato un valore compreso tra 0,70 e 0,75 e per rendimento meccanico un valore compreso tra 0,85 e 0,85, rappresentare il ciclo ideale del diagramma pressione volume, determinando inoltre la potenza ideale, la potenza indicata e la potenza effettiva. Dimensionare poi il perno d'estremità del manovellismo di spinta assumendo la pressione assoluta massima pari a 0 a 4,5 MPa. Quindi cambia sempre il valore in corrispondenza del punto morto superiore, trascurando l'azione di inerzia e scegliendo opportunamente i dati mancanti. Allora, noi abbiamo considerato che questo, sia che questo poteva essere un errore e quindi la pressione fosse 0,45 come d'altronde era la massima di mandata, e abbiamo il dubbio calcolato sia il perno di manovella sia il perno di estremità. Bene, e abbiamo calcolato il perno di manovella come a flessione, calcolando prima la forza in base all'aria e viene 5.970 newton, e considerando poi, diciamo, dal manuale il calcolo dell'MT va bene, come l'abbiamo visto prima, calcolavamo poi il diametro del perno di estremità con la I9 con il momento sorgente e veniva, considerando un materiale un C40 standard sigma R800 e un grado silenzio 2 con 154 ottava ammissibile, veniva un diametro minimo di 9,82 mm. E con la formula soggetto solo a torsione è questa. Ovviamente la dice cubica, qui manca un 3, ma sotto l'ho calcolato correttamente. Qui manca un 3, va bene? Qui andrebbe messo un 3, se lo mettiamo subito. Fare uno strumento di testo, quindi qui è 3,
Eccolo, va bene? E qui siamo a posto. Teoricamente, a questo punto abbiamo calcolato il diametro minimo, viene 9,82, quindi abbiamo fatto un ragionamento. Supponendo che sui perno ci dovesse andare un cuccinetto, nell'ipotesi di un cuccinetto a rulli, un diametro normato dalla figura di 145, viene in diametro interno di 15 mm, ipotizzando il diametro di 15 abbiamo visto, il perno viene 0,9. Quindi è 0,9 per 1,5 per 15 e viene 13,5. Considero l'ava e la linguetta di 1,3 mm su un albero 13,5 viene, quindi 13,5 meno 3 fa 10,5, 5, ed è maggiore di 9,82 e quindi è verificato. Va bene? Questa era un po' la verifica. I valori di questo video li ho presi, diciamo, dal cuccinetto, ora viene un po' lungo andare a determinare. Questi sono uccinetti da cui si è vinto, per esempio, su un rullo un diametro interno normato di 15. Vediamo se ci arrivo. Eccolo qua, mettiamo un rullino 15, va bene? Quindi diametro interno 15 abbiamo fatto il ragionamento. Riguardo a quel discorso della manovella di spinta, anche qui abbiamo sul manuale ora vediamo se si trova. Vediamo se lo trovo. Perni, estremità, avanti, eccolo qua, vedete, perno di estremità è 0,9 il diametro, ok? E quindi nulla. Abbiamo ricavato il valore, ok? Abbiamo rilevato il valore, quindi abbiamo verificato quindi, che partendo da 15 del diametro di 10 e 13 e mezzo la parte dove ci va la manovella è corretto. Analogamente abbiamo fatto il bottone manovella che è soggetto sufficientemente a momento flettente. Abbiamo preso un L su D pari a 1 e andava da 1,2 nel manuale tabella I 62. Questa è la parte del manuale dove da valori cuscinetti eccoli qua. Da questa tabella abbiamo preso trasmissioni, questo valore è L su D1 e 2. Abbiamo preso da 1 a 2, abbiamo preso 1, va bene? E abbiamo calcolato il bottone manovella con questa forma sempre del manuale, prendendo sempre un materiale, un sigma ammissibile, C40, tanto per semplificare, diametro minimo, veniva 54,6, riportando come forza la forza calcolata prima. Ora qui la forza ci ho messo considerata il 4,5 come da lui. Va bene, e viene 54,6. Anche qui prendo siccome questo è un cuscinetto di 55 di diametro interno, ho preso il diametro del bottone manovella 55 mm. Qui non c'è la linguetta. Altro modo, diciamo, di fare l'esercizio è considerare anche il perno di estremità sulla base del valore da lui. Dando questo valore veniva un delta P diverso, calcolavo la tensione del compressore che veniva diversa. Chiaramente il momento sorgente veniva diverso in funzione dello stesso omega. Dimensionavo a questo punto il perno a torsione, stesso materiale, e veniva un perno di 31,8. Prendo un diametro 40, viene 36 il perno di estremità che è 0,9. Da tabella la linguetta su un albero da fino a 38 viene 4,5, diametro effettivo è 31,5 all'incirca. Simile a 31,8 verificato, volendo andrebbe leggermente aumentato. Se calcolo a questo punto la linguetta prismatica, detti ammissibile, con coefficiente di sicurezza preso come 2,5, calcolo a questo punto la minima, con la formula inversa sempre del manuale, dove qui mettiti ammissibile, la minima è pari alla linguetta prismatica L minimo per B, riavo il B, che è uguale alla minimo fratto il B.
a 10 mm, sempre da manuale, per la linguetta va fino a 38 mm. Nell'E-minimo viene 59,6, unificato lo prendo 60 e a questo punto ho riportato il piano di estremità. 60 l'abbiamo considerato un sigaro, se ci metto un grano in manuale posso fermarlo direttamente a 60 mm lo spazio della linguetta. Il diametro qui è 40 e qui è 36. Il terzo quesito parlava di un sistema alternativo di compressore e lì abbiamo immaginato di mantenere lo stesso compressore cambiando semplicemente la geometria. Per esempio, cambiando il diametro del pistone 100 mm, mantenendo costante la corsa, ovviamente veniva una cilindrata di 8,24 per 10 alla meno 4. Dovendo mantenere costante la portata volumetrica, dovevo ricalcolare la frequenza con cui il pistone doveva ruotare. E l'ho ricalcolata, viene 2,111 Hz. E viene il numero di giri calcolato, viene 1296. Questo è il numero di giri del compressore, il numero di giri del motore moltiplicato per 2 veniva 2592. Ok? Quindi dovevo aumentare anche il numero di giri di motore. Alternativa, potevo cambiare, mantenere lo stesso numero di giri e cambiare il rapporto tra trasmissione e la puleggia in modo che la puleggia il compressore girasse più forte, va bene? Ok? Con un diametro puletta di 104, normato lo si prende di 112 oppure di 100, modificando anche il diametro della puleggia motore. Infine, il quesito 4 riguardava il raffreddamento. Questo era un discorso un po' più complesso. Qui si poteva considerare lavorazione sulla testa e sul cilindro per prevedere il raffreddamento, però soprattutto importante era calcolare la potenza termica da tirare via. Considerando la massa di fluido, l'ho considerata dell'aria aspirata, ho calcolato la temperatura di mandata, ma abbiamo visto anche prima nel quesito 1, e ho considerato la temperatura di aspirazione sempre 184. A questo punto ho calcolato l'energia termica da prodotta in fase di compressione, che era la massa per CV per delta T, supponendo che la trasformazione adiabatica, quindi di fatto il lavoro uguale alla variazione di energia interna, che quindi qual era il lavoro assorbito dal gas, va bene? E quindi era la massa per il CV per la variazione di temperatura. E viene circa, questo è il calore specifico 0716 rilevato manuale kJ, e viene circa 190 J ogni ciclo. Energia trasmessa al secondo, ovviamente fa 12,5 cicli, 2380 J sul secondo. Questa è la potenza termica da portare via. Supponendo di voler portare il 50% di questa energia con il raffreddamento, il 50% lo porta via a livello, diciamo, di scambio con l'ambiente, di mezzo l'energia da trattare termicamente, da raffreddare. Trovo a questo punto la portata di acqua e raffreddamento creando un delta T nell'acqua di 40 gradi e trovo la portata d'acqua che devo garantire al mio scambiatore per raffreddare, 711 kg al secondo. A questo punto determino, faccio un calcolo sullo scambiatore dove determino la temperatura di ingresso calda dell'acqua, che è circa 90 gradi, per mantenere un delta T con una temperatura d'uscita dell'acqua raffreddamento di 50 e la temperatura dell'area di raffreddamento in ingresso 20 gradi e in uscita circa 40 gradi. Va bene? Questo più o meno i valori, diciamo, calcolo sempre con il discorso, diciamo, della media logaritmica. Ok? Sempre il manuale, ora vi faccio vedere con il discorso della media logaritmica. Ricavo il delta TU, il delta TI e ricavo il delta TM, come 10 per 6, meno 60 fratto il logaritmo di 60 viene 27,9 gradi. A questo punto c'è una formula sul manuale che mi permette di calcolare la superficie dello scambiatore, dove U è il valore, diciamo, di trasmittanza, di scambio, in uno scambiatore aria-acqua, è circa 25, sempre ricavato dal manuale. Allora, vediamo se lo trovo. Condensatore, lo scambiatore. È circa il capitolo Q, vediamo se me lo trova, eccoli qua.
Ci siamo. Eccolo qua nel manuale Q47, calcolo il metro della media logaritmica. Abbiamo considerato il valore delta t rilevato us delta tm, dove u è il coefficiente della trasmittanza. Trasmittanza si ricava da questa tabella. In considerazione, diciamo, di U scambiatore, allora tu hai lettato acqua nei tubi, aria in corrente incrociata, e quindi viene circa U da 25 a 50, quindi prendendo 25, stiamo prendendo un valore, noi abbiamo preso 25, 27,9, calcolavamo la superficie dello scambiatore, 1,7 m². Questa è la superficie dello scambiatore, garantisce il raffreddamento di quella temperatura. Ovviamente riducendo la temperatura da voler portare via si riduce anche la dimensione dello scambiatore, o riducendo anche la quantità di potenza termica che si vuole estrarre, o modificando anche queste temperature che sono state prese un po' indicative, giusto per dare dei valori. Va bene? E così abbiamo anche dimensionato il sistema di raffreddamento che ha, volendo, la possibilità di avere una pompa che produce questa portata. Abbiamo, diciamo, un radiatore, uno scambiatore che ha questo tipo di dimensione, e abbiamo quindi poi il sistema da prevedere, questo, diciamo, sul cilindro, quella, diciamo, i fori per poter addurre l'acqua all'interno e per poter portare via, diciamo, questa quantità di calore. Abbiamo considerato all'incirca un 50% di quello prodotto.